l'ex ministro Ignazio La Russa ad Augusta, città del Mediterraneo, sede di Mare Sicilia e la base più importante dell'operazione Mare Nostrum. Però Ignazio La Russa è fervidamente contrario a questa operazione Mare Nostrum. Vogliamo spiegare perché? Sì, noi siamo contrari alla politica per l'immigrazione di questo governo, peraltro anche dei precedenti. Ricordo che l'ultimo governo di centrodestra riuscì a fermare le partenze, non gli sbarchi, affidando, a seguito di accordi con i paesi africani, affidando le nostre motovedette a forze della Libia, per esempio, ma non solo, che intercettavano i barconi subito appena partiti e li riportavano nel luogo di partenza. Sentiamo l'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Lei parlava durante la conferenza stampa 10 milioni di euro che costa l'operazione Mare Nostrum. Sì, 10 milioni di euro costa l'operazione Mare Nostrum alla Marina Militare, cioè l'operazione, diciamo, militare. Ma cioè noi poi in sostanza, certo, noi no, cittadini. Noi cittadini ovviamente. Noi nel mentre non abbiamo soldi per le scuole, non abbiamo soldi per la disoccupazione, non abbiamo soldi per i servizi sociali per gli italiani, non abbiamo soldi per poter fare aiutare le nostre imprese, spendiamo questi soldi che tra l'altro non servono a nulla, servono non per risolvere un problema ma per creare un nuovo problema, perché quelli che noi accogliamo qua poi diventeranno delle persone che faranno le sacche di emarginazione che non si riusciranno mai a risolvere. Sentiamo adesso Pietro Forestino, portavoce dei Fratelli d'Italia Nazionale ad Augusta, Alleanza Nazionale. Adesso come vi volete muovere? Voi avete raccolto 2000 firme qui ad Augusta. Augusta è stato il progetto pilota. In questa iniziativa per fermare Mare Nostrum, chiedere il blocco navale dei porti di partenza, l'installazione di presidi internazionali delle Nazioni Unite lungo le coste nordafricane per decidere prima chi ha diritto alla richiesta di asilo o meno, e per introdurre il divieto di realizzare centri d'accoglienza in comuni con particolari drammaticità.